Eccellenza, ormai il Natale è vicinissimo, quindi ci avviciniamo alla solennità del Natale, pur con qualche tristezza l'attentato a Berlino. La fede qui viene messa veramente a dura prova. Cosa possiamo dire ai nostri fedeli? Non è la prima volta. In Pakistan, come in altre parti del mondo, proprio durante la messa di mezzanotte di Natale, qualche anno fa, i fedeli che vi hanno partecipato sono stati oggetto di un attentato. E allora che cosa pensare? Niente, nel senso che il mondo ha fame di pace, il mondo deve cercare vie e sentieri di pace. Noi, diciamo, ci inquietiamo e siamo preoccupati moltissimo per questi eventi, ma al di là dei titoli quasi quotidiani dei giornali e della televisione, perché i giornali ne parlano ancora poco, è quotidiana la situazione di Aleppo, della popolazione di Aleppo. Che cos'è per noi la festa del Natale? Io credo che il cristiano non debba essere sorpreso di nulla e deve essere sempre pronto ad affrontare gli eventi della vita, comunque si presentino, con quella apertura alla volontà di Dio e alla responsabilità degli uomini. Perché parlare di volontà di Dio non significa una visione così astratta, spiritualistica, angelica. Significa entrare nel corso della storia che ha le sue salite e le sue discese, che ha i suoi sbandamenti e i suoi eccessi di violenza, ma non manca nemmeno la bontà. Una visione rassegnata? No, una visione, secondo me, che è di coinvolgimento pieno nel movimento storico, nel fluire della storia, che è stata illuminata da Cristo non per rubare la libertà degli uomini, ma perché al di là dell'uso della libertà che gli uomini fanno, Cristo rappresenta speranza e salvezza. La nascita di Gesù sembra una frase già fatta, ma che cos'è veramente questa nascita? In questi giorni sto meditando molto su una verità. È la nascita di Cristo rappresenta quell'evento che scombussola la nostra vita, di cui dobbiamo farcene carico, perché diventa, mi auguro di non essere frainteso, no? Troppo riduttivo pensare unicamente Dio si è fatto uomo. Il Natale è completo quando ogni credente o anche ogni non credente si pone la domanda: ma questo, primo, che significa? Secondo, che conseguenze ha per me? Se l'unica conseguenza che ha per me è fare la festa di Natale, sia pure partecipando alla messa, ma non mi sento toccato interiormente, il Natale si riduce ad una festa laica, a una festa tra le tante, una giornata diversa, una città illuminata con negozi, vetrine e quant'altro. Natale si può celebrare solo interiormente. E come ci possiamo avvicinare quindi a questo Natale? Con una domanda, la presenza di Cristo turba la mia esistenza nel senso positivo? Mi inquieta? O mi fermo solo davanti a Gesù bambino, quando è bello, quando è buono e quando è dolce? Tu scendi dalle stelle e poi la povertà dei pastori, come raccontano i Vangeli, che vanno ad adorare questo mistero. Andiamo a vedere e vanno. Vedono, si prostrano in adorazione, tornano per raccontare. Lo facciamo noi cristiani?